Mio padre cammina in fretta, mia madre è una buona moglie, ma se lei lascia cadere un pensiero, lui sempre lo raccoglie. Musiche e parole, Divertissement è una sorta di diario personale che raccoglie pensieri di giorni differenti da sfogliare a caso. La Fortezza Medicea di Arezzo ha così ospitato Rocco Pappaleo, che ha chiuso la prima edizione di Imbarchi Festival, 3 giorni di spettacoli, concerti e laboratori sotto la direzione artistica della Fila Stoccola. Sul palco, assieme all'artista lucano, il pianista Arturo Valiante. Diciamo che spettacolo di teatro canzone con tutte le caratteristiche di quella forma, e quindi narrazione, musica, canzoni. Rispetto al passato, diciamo, quando normalmente ho sempre fatto questi spettacoli con una band, no? 4-5 elementi, adesso proprio per valorizzare un po' più il testo sia dei racconti che delle canzoni, abbiamo deciso di renderlo più minimale, questa in una versione estiva un po' di corsa, diciamo così. Normalmente facciamo questo spettacolo basato, si spera, su un'emozione condivisa con il pubblico, quindi molto a contatto. Rocco Pappaleo si prepara anche a tornare a calcare i palcoscenici dei teatri italiani. Abbiamo fatto l'anno scorso, messo in scena un testo di Gogol, l'ispettore generale. È stato uno spettacolo molto apprezzato, che, come sempre succede negli spettacoli, si fa per 2 stagioni, spettacoli soprattutto quelli, diciamo, con gli stabili. È stato prodotto lo stabile di Bolzano e a gennaio lo riprendiamo e lo portiamo un po' in giro anche ad Arezzo, tra l'altro.